Ciao amici tennisti, secondo appuntamento con la Giso Tennis Academy di Boldo. Ciao Diego. Ciao, buongiorno Isidoro, buongiorno a tutti. Oggi parliamo del secondo prodotto di casa Dunlop, la profilata, la CX400. Diego, come nell'altro video, cosa ci dici della CX400? Allora, guarda Isidoro, la CX400 è la racchetta della gamma C, la racchetta più profilata, con l'unica con il piatto 100. Questo ovviamente, se vogliamo, dà una, diciamo, una possibilità in più a quei giocatori che amano il doppio, oppure che amano proprio un pochino più la sensazione più pastosa del colpo, meno con l'impatto, giocare qualche slice in più, venire in rete, quindi anche a chi ama il doppio può giocarla molto bene. Quindi una facilità di spinta forse anche maggiore, visto anche di poter sbagliare qualcosa in più. Sì, perché praticamente sia la grandezza del piatto, che ovviamente ha lo sweet spot molto più importante rispetto a una 98, e anche il fatto del profilato aiuta comunque nel momento in cui si sbaglia qualche colpo in più, comunque a tenere la palla più costantemente dentro, e quindi è una racchetta realmente piacevole, non tanto per i giocatori di spinta ma più che altro per i giocatori anche di tocco. A rete si gioca benissimo, il servizio è molto morbido, quindi la palla esce molto bene. L'ultima cosa che vorrei aggiungere prima del video tecnico è il peso, 285 grammi, quindi si aggiunge a tutto questo anche un livello di maneggevolezza, direi davvero ottimo. Ovviamente sì, però non dimentichiamo Isidoro che questa racchetta ovviamente è una base, per cui a chi piace questo tipo di racchetta, io ho delle giocatrici che ci giocano, l'hanno customizzata, quindi hanno aumentato un pochino il peso e anche la bilanciatura, eppure diventa una racchetta veramente performante. Diciamo che da una racchetta da livello quasi amatoriale, che si potrebbe far intuire, può anche poi andare bene ad un giocatore dal livello, dalla classifica più importante. Assolutamente, anche seconda categoria forti possono giocare con questa racchetta. Quindi ragazzi, adesso vediamo il video tecnico prima delle conclusioni finali. Dopo il video tecnico, Diego, ritorniamo, diciamo, in questo bellissimo studio all'aperto. Conclusioni finali, quindi Diego, chi consigli la racchetta e qual è il giocatore anche della tua accademia che la usa? Allora, io consiglio la racchetta veramente a tantissimi giocatori, perché questo ha un range molto ampio di possibilità, per cui sia chi gioca amatorialmente, i ragazzi giovani, perché è una racchetta leggera, quindi ovviamente buona proprio per questo motivo, perché non è, essendo troppo pesante, non va a far male sulla spalla, sul gomito, e poi ovviamente a tutti quei giocatori, per esempio da me la usa Roberta Lodi Pasini, che è una giocatrice che ha cominciato l'anno 3-3, quest'anno è arrivata addirittura ad essere 2-6, quindi con l'aiuto della CX400 ha fatto un bellissimo salto grazie proprio alla maneggevolezza della racchetta stessa, quindi veramente una racchetta io direi quasi per tutti. Ok, quindi diciamo un lavoro, se si può dire, polivalente, quindi a vari tipi di tennisti. Sì. Ragazzi, ci vediamo ad ottobre con il video finale con Diego. Una grandissima sorpresa. E lì ci sarà davvero la grande sorpresa. Ancora grazie mille, grazie Diego. Isidoro. Alla prossima. Ciao.